verità era come un dizionario, urgente e sublime. Vibravamo nella luce, come un lavarsi su una linea, come un sari brillante nel vento indiano, avvolti l'uno nell'altro dove i cuori puri sono tra loro simili. Maissa è una profuga siriana che viene in consultazione. Ad un certo punto recita questi versi in inglese. Io che non sono di madrelingua inglese li traduco così, all'impronta. Maissa in arabo significa donna dal portamento dignitoso, è magra e slanciata. Ha sulla quarantina d'anni. Le sue parole, mentre scandisce questi versi, hanno una ritmicità sostenuta. E nonostante sia venuta per una depressione, la sua voce ha una venatura calda, alternata ad un tono aspro. Un ritmo scandito in modo martellante e una vitalità calda che mi sembrano sintonizzarsi con le metafore che lei usa in questi versi. Sono metafore che hanno a che fare con sensazioni corporee, vibrare nella luce all'unisono, essere avvolti l'uno nell'altro, che si raggruppano in un dizionario non solo di parole, ma di momenti di incontro, direbbe Stern, purtroppo oramai svaniti e perduti, forse in questo momento rimpianti, ma in un modo, in un certo senso, imperativo. Prima che lei finisca di scandire questi versi a memoria, mi sorprendo a battere con un piede ritmicamente a terra. Mi rendo conto, ma a posteriori, subito dopo qualche secondo, di questo agito che è un enactment. Per un freudiano ortodosso il silenzio deve essere rigoroso, la regola fondamentale è sempre quella di far associare liberamente il paziente. Figurarsi se ci può essere spazio per un rumore, seppure ritmico, provocato dal terapeuta. Nel prosieguo della seduta è la rievocazione di Khaled, il suo amico d'infanzia che Maissa ha lasciato insieme, a costituire il tema narrativo dei momenti di incontro successivi, se possono così essere definiti. Scrive Heather Ferguson, una percussionista e psicoanalista newyorkese con cui stiamo facendo un libro in inglese su rock music e psychoanalysis. Lei scrive: ascoltando come il paziente racconta la storia, ci sintonizziamo coi suoi pattern ritmici, accenti e silenzi, col tono affettivo e con la musicalità dietro le parole. Musicalità subsimbolica, si potrebbe dire con Vilma Bucci, e linguaggio simbolico non fluiscono uno ai danni o al posto dell'altro. Come scrive Riefolo, la stessa citazione che faceva il dottor Beneggiamo, l'enactment viene considerato un livello regredito di relazione, di solito, che si auspica dovrebbe prima o poi evolvere verso un livello più simbolizzato di comunicazione. L'enactment però non è inevitabile in quanto è il terapeuta che è fallibile, ma l'essenza dell'enactment è di rappresentare un'ulteriore dimensione della relazione. Senza la dimensione dell'enactment, la relazione non sarebbe più perfetta, ma più povera ed asettica. E ritornando alla musica, è come se in un'aria di Mozart sopprimessimo la melodia per recitare le sole parole, si perderebbero gli accenti vitali, il ritmo, la tonalità affettiva, l'armonia e la sintonizzazione tra le linee melodiche. Cosa resterebbe allora dell'aria? Il simbolismo un po' asettico del testo, il libretto. Un altro psicoanalista musicista è Steven Knobloch, però è sassofonista così. Parla della multistratificazione della musica. La musica è il ritmo che ha a che fare con gli affetti vitali, la vitalità. E tonalità, modalità maggiore o minore, e questi hanno a che fare con gli affetti categoriali. Gioia, tristezza, rabbia, eccitamento. E poi c'è un testo narrativo, la parola. La parola con la sua semantica, sintassi, le metafore che fanno parte delle figure del corpo. Per inciso, Freud, pur amando l'opera lirica, ha usato poche metafore musicali nella sua opera, e questo probabilmente perché è intento soprattutto a occuparsi del codice linguistico verbale. E lo stesso Steven Knobloch parla di una poliritmia, specie nella musica rock e jazz. Il ritmo di una seduta cambia. Cambia pure quello di ciascuno dei due partner, in quanto al suo interno può prevalere in ciascuno uno dei suoi stati del sé,
con una sua propria ritmicità a cui l'altro partner si può o meno sintonizzare. Io ho coniato questi termini, oltre l'enactment di sintonizzazione, quello che ho fatto io col piede, forse era anche sintonizzazione con quello che dicevo, ci possono essere anche enactment di disintonizzazione, cioè di rottura della relazione, e anche enactment forse di riparazione, utilizzando questo schema di Hedronic, che possono partire dal paziente o dall'analista, non sempre dal paziente. Infatti il ritmo della seduta cambia perché Maissa prosegue ora con un tono più dolente, una musica dalla modalità minore, con silenzi più lunghi, la rievocazione dell'infanzia ad Aleppo, l'amore adolescenziale per Khaled, la famiglia lasciata in Siria. Utilizzando delle espressioni di Frank Lachman, è come se in questi momenti io non riuscissi a starle dietro, a fare una co-composizione di nessun interludio analitico. È come se prevalessero le nostre nature dissonanti, i nostri stati del sé atonali. Alla fine Maissa parla di questo Khaled, dice che lui veniva da una famiglia perseguitata in un massacro nell'82. Ah, dico io, il massacro di Sabra Shatila. Lei cambia completamente espressione, si colora di un misto di rabbia e commiserazione verso di me, come per dire, poverino, non conosci nemmeno la storia del Medio Oriente. Sabra e Shatila furono sì dei massacri nell'82, ma in Libano, non in Siria. Rimase ammutolita, io mi accorsi subito della gaffe, un enactment disintonico questo, il cui venirne a capo per riparare la rottura mi costò molta fatica e riflessione. A quel punto, pensandoci a posteriori, penso che c'erano anche delle problematiche rispetto al ruolo di Israele in quegli anni, ma è inutile poi approfondire. Dopo questa seduta di fuoco, riflettei sul mio controtransfert, tradotto, sulle mie reazioni soggettive che mi avevano portato a queste nacche. Si trattava di una serie di associazioni complesse che quell'82 mi aveva provocato, qui ovviamente la seduta è finita, è il mio lavoro. Partendo dai versi citati in seduta, che erano chiaramente quelli di Patti Smith, Just Kids, dedicati al suo Robert Mapplethorpe dopo la sua morte. Ero stato a Firenze nell'84 e gli amici più grandi di me mi parlavano con luccichio negli occhi di quel concerto di Patti Smith del 79. A cui per questioni di età non avevo potuto partecipare. E lì poi conobbi una studentessa libanese che purtroppo aveva subito un massacro di Sabra e Shatila. Tutto questo carico di memorie personali si era trasferito inconsciamente e anche pericolosamente nel mio enactment con Maissa. E devo dire che la Ferguson parla di questi enactment. Gli americani vedono sempre cose in positivo. Io poi avevo un'idea di una seduta che chissà se questa ritornano. Gli americani dicono l'enactment è una violazione delle aspettative, no? È una cosa che prende e serve a vitalizzare delle sedute che sono piatte, che sono magari in qualche modo svegliano la diade, scrive la Ferguson, infondono urgenza nel trattamento che perturba o scuote il flusso atteso. Comunque, è senz'altro vero, ma quanto costa riparare questi enactment? Comunque, al di là di tutto, dopodomani 9 giugno, Just Kids, spero che sia nella scaletta di Patti Smith qui a Taranto, esattamente 40 anni dopo quel mitico concerto di Firenze. Fu il primo in cui una star internazionale rimetteva piede in Italia dopo quegli episodi di terrorismo che, dimentichiamolo, non partivano da fuori dall'Italia, ma partivano dal nostro interno. E forse questi 40 anni, la stessa età più o meno di Maissa, è un'altra coincidenza da tenere in conto.